Guardi, sono segni tanto precisi. È giustissimo quello che lei ha detto. Sono tante le persone che hanno la mania di avere il demonio, magari perché hanno delle sfortune, tutte le cose gli vanno storte, oh, c'è un demonio. Perché hanno mali di salute che i medici non riescono a curare, oh, c'è un demonio, eccetera. E non hanno nessun demonio, hanno solo bisogno delle cure, della preghiera, delle cose naturali. I sintomi sono molto significativi. Prendo i sintomi più grossi, i sintomi della possessione diabolica. Il demonio non può mai possedere l'anima, può possedere il corpo. E allora usa il corpo, la bocca della persona indemoniata, è il demonio che parla con la bocca della persona, la forza della persona, una forza sovrumana, eccetera, una scienza di cose, di lingue, eccetera. Per esempio, quando vedo che una persona è sensibile, se la benedico con l'acqua comune o con l'acqua benedetta. Le faccio un altro esempio che ho scritto in uno dei miei libri, non mi ricordo quale. Un papà temeva che un suo figliolo avesse una possessione diabolica, perché non pregava, era assolutamente avverso a tutto quello che è sacro. Cioè, l'avversione al sacro, quando è vera avversione al sacro, potrebbe essere un sintomo, potrebbe, perché c'è tante persone al sacro che non sono nessun sintomo di possessione del demonio. Una volta a tavola, mentre mangiava la minestra, famiglia numerosa, tutti intorno alla tavola a mangiare la minestra, lui mentalmente, mettendosi il cucchiaio in bocca, ha pensato: Ave o Maria, di colpo sto figliolo si è alzato, papà smettila. E capisce che questo è un sintomo che per uno psichiatra non dice niente, per uno esorcista è significativo. E poi quando uno va in trance, quando uno mostra una forza straordinaria, delle conoscenze che non potrebbe assolutamente avere, ha una signora qui di Roma, ci conosciamo ancora, ci vediamo ancora, che è stata liberata, una possessione molto forte. Una volta mi trovavo con vari sacerdoti, tante volte ho sacerdoti che vengono ad assistere ai miei esorcisti e poi vengono nominati esorcisti e dicono: sono allievo di Don Amro. Oh, bene, il vescovo è subito contento. È stata interrogata da me in italiano e qualche domanda in latino. È stata interrogata in inglese, in croato, c'era un croato, un sacerdote croato, c'era un sacerdote libanese, che è quello che anche ha tradotto il mio primo libro, la prima traduzione è stata fatta in arabo. Guardi un po', da questo sacerdote che subito tornato in Libano è diventato esorcista della sua diocesi. In 5-6 lingue, sempre ha risposto in italiano, ma sempre a tono. Ed era uno che sapeva l'italiano e basta. Questo anche per noi è un segno significativo. Noti che i sintomi su cui si basano gli psichiatri sono tutti diversi dai sintomi su cui si basa l'esorcista. Per cui è possibilissimo riuscire a fare la distinzione.